Buongiorno, sono Marco Vincenzi, ricopro il ruolo di consulente del commissario straordinario per il Giubileo Roberto Gualtieri nella realizzazione e nell'applicazione delle opere previste per il Giubileo. È un ruolo di grande responsabilità, il programma degli interventi è molto ampio ed ambizioso, composto da circa 180 interventi, con una disponibilità finanziaria che si aggira intorno ai 3 miliardi di euro e prevede una serie di interventi di manutenzione e riqualificazione da un lato e dall'altra di realizzazione di nuove infrastrutture tali da garantire un'accoglienza adeguata per i milioni di pellegrini che si prevedono nel corso del 2025. Naturalmente, come spesso accade, questo è un programma ambizioso che ha trovato il suo compimento nella parte programmatoria, finanziatoria e di avvio dei lavori in tempi molto ravvicinati. Quindi oggi è stata l'occasione per fare un punto sullo stato dell'arte della programmazione, di quanto progettato e di quanto già avviato e parte, anche se ancora modesta, di quanto ormai si avvia a conclusione. Abbiamo presentato i progetti simbolo di questo vasto programma di investimenti che sono la realizzazione del sottopasso di Piazza Pia, che ci consentirà di restituire, anzi di consegnare alla città eterna un nuovo luogo in una posizione straordinariamente importante, qual è quella posta fra Castel Sant'Angelo e l'inizio di Via della Conciliazione. È davvero un modo per celebrare il Giubileo all'altezza dell'attenzione dell'umanità a livello internazionale e quindi a livello mondiale. Grazie.